E siamo al Data Room di Milena Gabanelli. Quante volte abbiamo parlato e sentito parlare di medicina territoriale, di medici di base? E adesso? Il Covid ha portato a galla tutti gli errori del sistema sanitario, il più grande di tutti, lo smantellamento dell'assistenza medica sul territorio, che ha contribuito a ritardare di un anno visite e diagnosi con conseguenze che vedremo nel tempo. Ma più in generale costringe ad andare al pronto soccorso per qualunque cosa, aumenta i ricoveri impropri in ospedale e chi soffre di malattie croniche si aggrava. Bene, vediamo in anteprima cosa c'è scritto nel piano inviato a Bruxelles per spendere in 5 anni 7 miliardi messi a disposizione dal Recovery Fund e che cambierà il modello di sanità. Primo, le case della comunità con punto prelievi, macchinari diagnostici, medici di famiglia, specialisti, infermieri, assistenti sociali che offrono un'assistenza dalle 8 alle 20 e con guardia medica notturna, una ogni 20.000 da farne 1.288 entro il 2026. Oggi ce ne sono meno di 500, per lo più in Emilia-Romagna 124, poco più di 70 in Veneto, in Piemonte, in Toscana, nessuna in Lombardia. Secondo, l'ospedale di comunità da 20-40 posti letto per ricoveri brevi e cure semplici dove più che altro serve l'assistenza dell'infermiere. Uno ogni 50.000 abitanti, da farne 381. Oggi sono poco più di 100 concentrati in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche. Non si tratta di costruire tutte strutture nuove, ma anche di riadattare e riconvertire quelle che esistono già. Terzo, le cure domiciliari. Portare il numero dei pazienti seguiti a casa dai 701.000 di oggi a oltre 1.500.000. Quarto, le centrali operative. Una ogni 100.000 abitanti, con la funzione di smistamento e coordinamento fra le case della comunità, l'ospedale della comunità e l'assistenza domiciliare. Quinto, i medici di famiglia. Oggi sono dei liberi professionisti convenzionati e non è che gli puoi tanto dire fai questo, fai quello. Infatti l'Europa ci chiede di rivedere le regole di ingaggio, altrimenti la medicina del territorio non si può fare. Il governo a breve deciderà se diventeranno dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o un ibrido e poi al Parlamento l'ultima parola. Allora, Milena, qui nel finale davi per scontato che una parte di loro perlomeno sarebbe diventerà parte del Servizio Sanitario Nazionale, dei medici di base, non si sa poi con che alchimia. Ma e se a loro non facesse piacere, diciamo, se non fosse proprio il sogno dei medici di base diventare o tornare a essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale? Non lo sono mai stati, perché alcuni per lavoro precedente, intendo lavoro... dire, certo. Esatto, cioè, disciplinato da contratti collettivi fra le loro rappresentanze sindacali, la conferenza Stato-Regioni, ricordiamolo. Devono tenere l'ambulatorio aperto 5 giorni la settimana. Il numero delle ore dipende dal numero degli assistiti. Fino a 500 sono 5 ore la settimana, fino a 1.500, che è il numero massimo, sono 15 ore la settimana. Allora, loro si sono, insomma, sono un po' bistrattati, un po' considerati medici di serie B e questo è un problema che non riguarda loro, ma come è stata gestita questa professionalità nel tempo. Sta di fatto che sono ben remunerati, tuttavia loro si lamentano perché devono pagarsi le spese di studio, perché devono pagarsi l'affitto, devono pagarsi tutte queste cose. Ma questa bellissima riforma senza di loro non si può fare. Non risulta che impazziscano per diventare dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa farà il Ministero della Salute? Cosa deciderà il Parlamento? Si vedrà se decideranno di assumere i nuovi che entrano e in qualche modo esternalizzare magari il lavoro degli altri. La cosa che è difficile da capire è che...
il fatto che si lamentano così tanto che il loro lavoro è diventato burocratico, cioè tutti siamo andati, tutti abbiamo un medico di famiglia, sappiamo bene che, salvo rare eccezioni e persone molto dedite, non visitano, fanno ricette e prescrivono analisi. Quindi questa non è assistenza sul territorio, è evidente. In questo modo invece la garanzia dell'assistenza tutto il giorno esiste. Quindi sarebbe una bella cosa anche per loro, che si sburocratizza il loro lavoro, tornano a fare il medico e non dei passacarte come sono ora. Quindi è molto difficile da capire questa partita, se da una parte vogliono continuare a farsi i fatti loro, che in qualche modo, insomma, per molti di loro così è, oppure rientrare in quello che secondo tutti, insomma, è doveroso. Poi chi decide di fare il medico non è un mestiere come un altro, e no, l'assistenza, ripeto, sul territorio in questo modo non c'è. Quello che si prevede di fare sarà una buona strada anche per evitare di finire sempre nel pronto soccorso, perché questo abbiamo visto, insomma, se ogni anno 8 milioni di persone potrebbero evitare di recarsi al pronto soccorso con tutto quel che implica. Io e la collega Ravizza abbiamo fatto veramente una lunghissima analisi nel corso anche di questi anni di Data Room ed è disarmante. Poi tutto è esploso col Covid, lo abbiamo visto e i cittadini lo sanno bene. E come su molti altri versanti c'è anche il pregresso precedente di difficoltà, adesso non voglio dire inefficienza, ma difficoltà del sistema. E Milena, ci torneremo senz'altro chissà quante volte in quest'anno di grazia 2021. Intanto ti saluto. Speriamo con buone notizie. Sì, speriamo di farlo di presenza intanto. Va bene, grazie, grazie Milena.